Beck, mister, le volevo chiedere che partita è stata e soprattutto se questa sera si è vista tanta carica. Tanta carica in campo. Sì, se mi è piaciuta la partita perché l'abbiamo impostata come lo volevo io. I cambi di gioco con le ripartenze, perché sapendo la veniva la squadra fortissima, la possibilità di prendere palla, non palleggiare troppo, ma giocare di cambi di gioco, ci siamo riusciti. Devo dire che abbiamo fatto fatica a tenere palla certe volte, perché la Luna è una squadra che tiene bene palla, però abbiamo concesso molto poco, credo che abbiamo avuto una partita migliore. Mario Volos, visto che lei ieri ha detto un'eventuale vittoria, se è arrivata, può dare tanto in termini di morale, diciamo che la salvezza è conquistata, ma possiamo dire che l'obiettivo l'ho raggiunto, e adesso c'è da divertirsi per questo tipo di partita. Adesso c'è da fare qualcosa, ma tengo a sottolineare come hanno giocato i ragazzi. Sì. Ho visto l'allenamento di settimana che nella partita in potenza non era riuscito, che la squadra si apriva molto. Conoscendo il mio modo di pensare, ho chiuso le due giocate, no? Permettendo a Milanelli, come sa giocare anche in avanti. Al di là di questo, credo che abbiamo militato. Un obiettivo era quello di raggiungere la salvezza, penso che ci siamo riusciti. Poi adesso vedremo quello che si possa fare. Adesso ci divertiamo. C'è da divertirsi, però io credo sempre negli obiettivi, no? Più si fanno i risultati, più un allenatore è contento, più la società è contenta, più i tifosi, ma in modo particolare sono contento per i tifosi. E ieri aveva dichiarato che ci tiene moltissimo alla fase difensiva ed oggi in effetti si è visto molto. Una sua considerazione su questa strategia, poi di mettere Mignanelli in attacco e dell'Orfanello in difesa, è solo una considerazione. Grazie, perché dopo tante conferenze stampa, magari tristi, adesso siamo tutti molto tristi. Sì, credo che al di là di non è colpa degli allenatori se si perde, qualcosa devo dire che Mignanelli in settimana l'avevo visto e avevo bisogno di una copertura, perché io con Ventivegna so cosa mi rende, so cosa mi dà, lo lasciamo a un certo punto anche lì libero, non che se perdevamo palla c'era sempre il quinto che era Mignanelli che lo faceva bene. Io credo che una strategia per il futuro è fondamentale, perché il calcio è muoversi senza palla e Mignanelli è molto bravo nel farlo. Siamo stati bravi anche a tenere palla con Zigone, che non credevo che era così bravo nel tenere palla, farci salire e farci ripartire. Devo dire, i complimenti in particolare vanno a lui, perché ho messo la casacca questa settimana, l'ho messa poca volta la casacca, e poi piano piano... io so come prendere il mio giocatore a livello caratteriale. Buonasera. Volevo chiederle, lei ieri in conferenza stampa diceva di aver lavorato in settimana soprattutto sull'aspetto mentale per i calciatori che apparivano bloccati nella gara con il Potenza, si era visto la settimana scorsa, ne è venuta fuori una partita io direi perfetta. Lei ha dato una lezione di tattica anche all'allenatore avversario, secondo me, perché l'avversario non ha mai sofferto. Ecco, vorrei sapere da lei, sia per quanto riguarda l'aspetto mentale, che risultanze ha avuto dai calciatori, e anche tatticamente come era stata preparata questa partita, se è riuscito tutto. Sì, tutto quello che avevo preparato sui cambi di gioco, perché io non conoscevo ancora tutti i ragazzi, ho visto bene l'Avellino, so come gioca, eccetera, eccetera, sono stato fortunato, ecco, direi di questo. Al di là praticamente a me piace impostare il gioco quello che fa l'avversario e poi ripartire. Io avevo dei giocatori che sanno ripartire, sono stato anche fortunato su questo. Abbiamo vinto una partita che alla fine abbiamo meritato, senza togliere niente a nessuno. Buonasera mister, complimenti per questo obiettivo, per la vittoria finale. Il secondo tempo però è iniziato con qualche ho sostituito due giocatori che si sono fatti male, e ero condizionato, non sapevo chi mettere il terzino. Scacca, il capitano, è uno che mi conosce e sa fare parecchi ruoli, ma grazie anche a Bernardocco che copriva i giocatori veloci come Canutte, di Gaudi, che venivano dentro le linee. Abbiamo saputo raddoppiare e ripartire. E valore aggiunto in questa squadra? Valore aggiunto, io credo che sia anche avere
avere una squadra con un certo cazzino. Che butti. Non volevo dire la parolaccia. Sì. Giuseppe Amato. Buonasera mister, ecco, augurandoci che dopo questo primo traguardo non si vada in archivio, ecco, considerando concluso il campionato, volevo chiederle tatticamente sul secondo. Ma io sono andato in archivio. Dipende da voi adesso. C'era una sostanza importante. Io ho ricevuto una telefonata, sono contento che il presidente di questa va anche alla società, perché si è comportata correttamente nei miei quando aveva bisogno, mi ha chiamato, io ho detto subito di sì ad Andrea. Non sono in archivio, vedi? Va? No, dallo prossimo avere, mandare a farlo. Mister, da un punto di vista del gioco, abbiamo visto a sbracciare molto nel secondo tempo, perché cambi gioco su Benchilin soprattutto, cosa che non riusciva in maniera molto agevole alla squadra, e infatti c'è da dire che nel secondo tempo si usciva con più, un po' più di fatica, gli spazi venivano chiusi bene, ma si ripartiva con più. Quel frangente cosa chiedeva di diverso alla squadra e cosa avrebbe potuto fare? Ma si potuto tenere palla, riportare, fare le giocate dentro le linee con di Gaudio, con Canotte, quelli che sono entrati. È chiaro che subentra anche un po' di timore, un po' di paura nel ripartire come siamo entrati nel primo tempo. Poi anche la stanchezza, perché non si può rendere sempre del 110% sempre. Però va il merito anche all'avversario, perché l'avversario è una signora squadra, una squadra costruita per far bene, una squadra che ti mette in difficoltà nel palleggio. Io non volevo tanto palleggiare oggi, volevo ripartire, perché la forza credo che la forza della nostra squadra, che abbiamo giocatori importanti e rapidi che possono mettere in difficoltà gente anche più alta di noi, insomma. Raffaele? L'anno scorso quando è arrivato qui ha detto che le sue idee sono ancora giovani e ne abbiamo avuto la conferma. E chiedevo, anche le sue emozioni sono giovani, sì. Nel senso, questa settimana come ha vissuto questa gara, che per lei è speciale per due motivi, che arrivava dopo la sconfitta di Potenza, è stata una settimana insomma emozionante dal punto di vista emotivo per lei, che comunque ne ha vissuto. Ma no, non tanto emotivo, ti spiego, mia moglie me l'ha detto su tutti i colori, non ho mai preso 5 gol. Ho vissuto serenamente, posso dirti la verità, rispetto a Potenza che non conoscevo bene la squadra, ero la vedevo diversamente, questa la conoscevo, avevo una settimana più di lavoro, ho potuto impostare la squadra come piace a me. Se c'è stato un momento sul 1-1, lei ha chiamato comunque calma, più la convinzione che si potesse comunque trovare il guizzo giusto, o la preoccupazione che magari preso il gol dopo un allenamento di settimane potesse ripetere, e io devo dare serenità, calma, no? Perché al di là che urlo tutto, sono anche riesco anche a capire i momenti difficili della partita, i momenti che l'avversario ha preso in mano anche il pallino, nel pallino certe volte. Però io ero convinto che se noi ripartivamo bene potevamo mettere in difficoltà. Buonasera, stavolta il maestro ha superato i tutti, lei ha avuto come calciatore Massimo Rastrelli a Piacenza. Sì. Ecco, la curiosità nel tipo di impostazione dell'Avellino, ha rivisto qualcosa di Walter Novellino? Beh, nella fase difensiva, nella fase. Lui è molto bravo a preparare. Sono due ambienti non facili da gestire. Hanno bisogno di vincere sempre, non si sempre non si può vincere, si può anche portare a casa il risultato, insomma. Io credo che Massimo sta facendo il possibile, sono convinto che se la Lina si piazza nei playoff è una squadra che darà fastidio a molte squadre, perché la qualità dei giocatori che ha sono immense, insomma. Davide Soccao. Mister, alla prima conferenza stampa ha detto: voglio che i ragazzi seguano i miei consigli. Si ritiene soddisfatto anche da questo punto di vista? Sì, hanno fatto tutto quello che io ho fatto durante la settimana e li ringrazio in modo particolare tutti, veramente, perché soltanto ad ascoltare quello che ha un po' più di esperienza in più, poco possono fare. Titti Pesta? Mister, ti chiedo, a parte sei sempre bellissimo. A
A parte sui social stanno dicendo che Marchetti Lavellino, i tifosi sono Marchetto rimasti Lavellino. Male, vabbè, non mi sembra che tu li abbia bacchettato. No. Abbia bacchettato Lavellino. Voglio bene Lavellino, ci mancherebbe. Vabbè, sono dispiaciuti perché chiaramente un tifoso come te, nessuno come te ha finito Lavellino. Secondo te, al di là delle difficoltà dell'Avellino oggi, del fatto che tu hai detto la vittoria della Juve sta ben meritata, comunque arrivata con un Eurogol allo scadere, sì. All'Avellino mancano 3 partite, psicologicamente che ripercussioni può avere questa sconfitta sull'Avellino? E secondo te ora parlare di playoff dell'Avellino è ridicolo, bisogna solo ora pensare alla salvezza. Ah, è un momento di difficoltà, più che altro di classifica, chiaro. È ovvio che quando si perde si sta male, però l'Avellino ha dei giocatori che secondo me fanno parte di un'altra categoria, perché li ho visti, insomma, io dovevo chiudere le giocate con Bernardotto quando veniva dentro le linee, non ce la faceva più, poi ho messo dentro un ragazzino. Credo che l'Avellino, ecco, deve cercare di puntare ai playoff e cercare di poi sì. Quando ci sono i playoff cambia, è tutto un altro campionato. Oggi ha trovato una squadra veramente incazzata, una squadra che aveva voglia di... io gli ho portati in semi-ritiro, tra virgolette. La società mi ha accontentato, perché di solito i ragazzi vanno a casa, io invece li ho trattenuti, ci ho parlato con loro uno per uno, poi sapevamo tutto, che l'Avellino ci poteva mettere in difficoltà, però siamo stati bravi a saper ripartire, perché poi alla fine è quello che conta. Buonasera. Nel primo tempo, diciamo, la Juve è stata vista vogliosa, grintosa, poi invece nel secondo tempo ho visto una squadra più attendista, diciamo, ormai ha acquisito il vantaggio, sembrava ci bastava, poi diciamo, siamo stati, diciamo, ripresi. E poi è arrivato il gol. Sì, ma noi abbiamo spinto tanto. Io, quando si guida la 500 e si guarda la Ferrari va sempre più forte. Però per raggiungere almeno il 20% della corsa dovevamo correre più di loro. E abbiamo corso più di loro il primo tempo e abbiamo pagato con gli infortuni di 2 giocatori importanti per noi. Avevamo poi Bentivegna che c'aveva i crampi, lo stesso Zigone non ce la faceva più, oggi è venuto in panchina Volpe, ma è venuto tanto per far numero perché non poteva giocare, c'aveva gli adduttori ancora infiammati, io l'ho fatto per far numero, per darci, e qualcuno da dietro mi diceva mette dentro Volpe, ha sapere le cose.